Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parleremo di serie TV e in particolare di 13 Reasons Why, o meglio conosciuta con il titolo italiano 13, una serie TV targata Netflix che ha debuttato sulla piattaforma streaming il 31 marzo. Questa serie TV è tratta dall'omonimo romanzo di G. Usher, un thriller psicologico arrivato in Italia nel 2008. La storia la conosciamo un po' tutti, ha come protagonista Anna Baker, una ragazza che decide di togliersi la vita, ma prima di farlo lascia delle registrazioni, in ognuna delle quali spiega i motivi che l'hanno portata a compiere questo gesto e soprattutto indirizza queste cassette alle persone coinvolte. Io non ho letto il romanzo, per cui non posso farvi un confronto tra serie TV e libro, ma ci tenevo comunque a dirvi la mia. Questa serie è inutile girarci intorno, questa serie TV mi è piaciuta tantissimo. Secondo me è una produzione che ha tantissimi punti di forza. Primo tra tutti i personaggi, tutti molto complessi, delineati e caratterizzati in modo perfetto. E questo non solo riguardo ai personaggi principali, ma soprattutto quelli secondari. E la cosa interessante è che man mano che andiamo avanti con gli episodi, scopriamo sfumature in più che ci permettono di conoscere meglio e più da vicino ogni singolo personaggio. Tutti i personaggi in qualche modo mi hanno convinta, ma quello che ho apprezzato di più e secondo me quello meglio riuscito all'interno della serie TV è quello di Justin, un personaggio odiato all'inizio, ma che col tempo ho imparato a conoscere e alla fine della serie TV quasi a capirlo e a comprenderlo, nonostante tutte le cose orribili che aveva fatto. Un'altra cosa che mi ha lasciato sbalordita è stata la recitazione di questi ragazzi, veramente da altissimi livelli. Mentre invece per quanto riguarda l'interpretazione degli adulti, ho amato quella di Kate Walsh, che è la mamma di Anna Baker, una donna straziata dal dolore, ma determinata a fare di tutto pur di scoprire la verità riguardo sua figlia. La sua sofferenza era così percepibile, così viva, che mi è venuto molto facile medesimarmi in questo personaggio. Poi abbiamo i nostri protagonisti, Clay e Anna. Clay è un ragazzo che si ritrova all'interno delle cassette, ma non si spiega il perché. A differenza degli altri personaggi, impiega più tempo ad ascoltare le registrazioni. Questo perché per lui è troppo, perché lui ha bisogno di prendersi il suo tempo tra una registrazione e l'altra, e soprattutto ha paura di arrivare alla sua cassetta. Ho letto diverse critiche riguardo Clay. A me invece è stato un personaggio che è piaciuto tantissimo, soprattutto è stato forse quello che ho compreso di più, e l'ho apprezzato tantissimo negli ultimi episodi, quando più volte si è messo in situazioni di pericolo solo per rendere giustizia a nome di questa ragazza. Dall'altra parte invece abbiamo Anna Baker. Io non ricordo il nome dell'attrice, però oltre a essere bellissima è stata veramente bravissima. Ho amato tutte le sue interpretazioni, tutte le sue scene, ma in particolare la scena del suicidio mi ha fatto venire i brividi. Però devo dire che con questo personaggio non sono entrata sempre in empatia. Molte volte non ho compreso le sue scelte, le sue decisioni. Ma se c'è una cosa che ho apprezzato di questo personaggio è stato il fatto che non venisse presentato come la classica vittima debole. Anzi, nella serie TV Anna non ha particolari problemi a relazionarsi con le persone, comunque a stringere amicizia, e soprattutto non ha all'interno di casa sua una situazione così drastica, a differenza invece degli altri ragazzi, quindi secondo me poteva essere aiutata, poteva essere salvata. Però parlando con mia cugina, lei ha detto una frase che mi ha fatto riflettere molto. Lei ha detto: Anna Baker non era sola, ma allo stesso tempo lo era. E se ci pensate, è vero, i presupposti affinché si evitasse una tragedia del genere c'erano, però ormai lei era arrivata a una condizione tale da non riuscire più a risollevarsi.
non riusciva a trovare più un appiglio in qualcosa o in qualcuno, perché questo non bastava più, perché tutti gli avvenimenti subiti l'avevano segnata profondamente e distrutta soprattutto internamente, e soprattutto lei non si sentiva più adatta, non riusciva a sentirsi sicura in nessun luogo, e soprattutto non si sentiva ascoltata, perché più volte lei aveva cercato di parlare. Però in qualche modo era stata sempre bloccata, fermata o comunque non era stata presa sul serio. Un altro punto forte, secondo me, di questa serie TV è l'ambientazione scolastica. La scuola dovrebbe essere un luogo sicuro, una seconda casa, una seconda famiglia, ma come sappiamo, molte volte proprio queste situazioni spiacevoli nascono e si sviluppano proprio all'interno di questo luogo. E quindi mi è piaciuto molto il fatto che venisse presentato nella sua interezza, raccontando anche l'altra faccia della medaglia. 13 non è il solito teen drama, è un prodotto più adulto, più maturo, in cui ci vengono raccontate verità diverse e ci viene fatto capire di come il nostro pensiero possa cambiare a differenza, a seconda della verità che ci viene mostrata, perché nella serie TV la verità di Anna, la nostra protagonista, non è una verità assoluta, ogni personaggio ha la propria verità, è una serie TV che racconta dell'adolescenza, ma non come il periodo più roseo, più bello, della vita, anzi viene esplorata proprio la parte più difficoltosa di quell'età. È una serie TV che appare scontata, visto i temi trattati, in cui è molto facile rimanerne coinvolti. Non sarà sicuramente originale, ma lo è nella ricostruzione della storia e dal fatto che questo non viene mai banalizzato. 13 è una serie TV forte, cruda, ma vera. Non è solo la storia di bullismo o di violenza. No, 13 è molto di più. È un grido di aiuto, un grido all'ascolto, un grido non soffermarsi all'apparenza, ad andare oltre, è un grido di speranza, una speranza affinché queste cose non accadano più. Io per tutti questi motivi vi invito, se ancora non l'avete fatto, alla visione di questa serie TV. Mi farebbe molto piacere leggere i vostri commenti per scambiarci le opinioni. Come sempre vi lascio qui sotto in info box tutti i miei contatti e i miei vari social. E noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!